Un'altra bella dedica che ci fa Rita, questa sera la fa Loretta. Che canzone è questa, Loretta? Questa è una canzone di Battisti che ha cantato anche Mina, per titolo Insieme. E perché è la tua canzone favorita? No, tutte le canzoni di Battisti mi piacciono moltissimo, ma questa poi ha un testo un po' particolare, a buon intenditor poche parole. Va bene, Insieme, ok. Allora, tu sai che noi in questo angolino facciamo un piccolo gioco con i titoli di canzoni famose, visto che siamo in un salotto in cui si chiacchiera di musica leggera e di canzoni. Sì. Io ti faccio delle domande sulla versione più privata, più intima di Loretta. La prima canzone è la canzone di Mietta, Dubbi no. Io vorrei sapere da te, tu che sei così brava, così professionale, così precisa, dai almeno questa impressione, ti capita mai prima di prendere una decisione di avere dei dubbi? Cioè tu sei una che decide tac, subito così, oppure hai un sacco di conflitti prima di prendere una decisione? Dubbi no, pochi, tanti. Io credo di essere eterna dubbiosa, di non avere... cioè sono poche le cose di cui sono certa, ecco, mettiamola così. E cos'è poi che ti fa decidere per fare una cosa? Ascolti dei consiglieri, degli amici, domande? Beh, naturalmente ho delle persone con le quali mi piace parlare, quindi delle quali mi fido, che stimo, eccetera. E poi ci metto un po' di intuito. Un'altra canzone, è la sigla di una tua vecchia trasmissione televisiva, credo una trasmissione con Alighiero Noschesi. Tu dicevi a un certo punto in questa canzone mollo tutto, molla tutto. Ah. Che trasmissione era? È una trasmissione Formula 2. Formula 2, una trasmissione che ho fatto appunto con Alighiero nel 73. Allora, a Loretta capita mai di dire a un certo punto di desiderare e di farlo, di mollare tutto, di andarsene, che so, vado alle Maldive, addio, addio, mi avete rotto le scatole, partire? Sì, sì. L'hai fatto? Sì, e non soltanto nella mia professione, dove due volte mi sono allontanata, ma anche nella vita, sono una che fa facilmente il bagaglio. Lo fai anche nei rapporti sì, privati? Sì, 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 sì. C'ho il mio spazzolino pronto, il borsello, ta! Ma lo fai perché poi ti vuoi far correre dietro proprio perché hai bisogno di stare da sola? Ma forse tutte e due le cose insieme. Di solito tante volte capita insieme. Che poi si vuole. È una prova chiaramente di forza. Certo. È drammatico quando ti giri e non c'è nessuno. C'è nessuno. Ci forse se non mi ha visto nessuno torna piano piano. Senti, la terza canzone è una bellissima canzone di Fiorella Mannoia, Come si cambia. Tu hai cominciato giovanissima, hai una carriera molto lunga, il tuo pubblico ti ha conosciuto quando eri una bimba praticamente, e quali sono le cose più importanti che ti vengono in mente in cui tu sei cambiata dalla tua adolescenza a oggi? Io non credo dalla di essere freccia cambiata, nera. No, non credo di essere cambiata molto. Da una parte la considero una fortuna e da una parte la considero una sfortuna, perché sono un entusiasta, capisci? Penso che la gente sia sempre in buona fede, come la maggior parte delle persone sono. E quindi mi lascio anche trascinare, sì. Cadere nelle trappole. Ma mi piace, è un mio modo di vivere la vita. Non voglio assolutamente crearmi corazze, strutture, difese. Voglio vivere la vita così, tutti i giorni, come capita, capita. Bello. L'ultima canzone, una canzone... Tristezza per favore va via, io sono stonata, non la canto, una bellissima canzone, Tristezza per favore va via. Tu sei triste, quando sei triste cosa fai? Come ti chiudi in casa, parli con gli amici, telefoni al fidanzato, vai a fare una vacanza col fidanzato, cosa fai? Vai in barca? Beh, se vado in vacanza con il mio fidanzato non sono triste. No, diciamo che soffro poco di tristezza. Ma se la vivo mi piace viverla da sola per non angustiare gli altri e poi credo che nessuno possa capire profondamente un altro. C'è il tentativo, lo sforzo, secondo me la cosa migliore è ascoltare quando uno sì. ha dei problemi, tentare di dare dei consigli, siamo talmente uno diverso dall'altro, quindi me la vivo per conto mio, scrivo, mi segno tutto e poi i conti li facciamo dopo. Tu vivi bene da sola, cioè la solitudine per te è una situazione comunque piacevole? Sì, 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 credo di essere una persona molto fortunata, non soffro di melanconia e non soffro di noia, credo di non essermi mai annoiata in vita mia. Questo è bellissimo, è anche molto una raro, grande fortuna. Vuol dire che è una vita non molto è merito intensa, mio, insomma, sono infatti, andata così. Sei anche circolata da persone intense. Purtroppo questa sera siamo super di corsa, per cui c'è Alfiero che fa il suo solito segno, ormai ci riconoscibilissimo, saluta. Sì, ci saluta, ciao Alfiero. Grazie per queste piccole confidenze, Loretta Grazie Goggi. A te.